Oddio, dove sono finito? Sembra un brutto filtro di Instagram, invece mi sa che sono davvero nel passato. Ah, quindi posso cercarmi da bambino insicuro qual ero e darmi dei consigli. Tutte quelle cose che ho imparato nella vita, ma che se avessi saputo prima... Ovviamente! Il continuum temporale è stato interrotto creando questa nuova temporale sequenza di eventi risultante in questa realtà alternativa. Vero, meglio non causare casini spazio-temporali. Meglio che i consigli li diano altre persone. Eccone allora, 6. Ciao Simo, se dovessi dare un consiglio a un me più giovane, gli direi di ricordarsi sempre che quando qualcuno ci dice qualcosa che ci fa arrabbiare, beh, molto probabilmente quella cosa che ci ha detto è una cosa vera. E di conseguenza consiglierei al me più giovane di riflettere su questa cosa e appunto quando qualcuno mi dice qualcosa che mi fa incazzare, di sfruttare l'occasione per migliorare me stesso e non per dare la colpa agli altri di qualcosa. Ciao! Questa è verissima. Io anche ho imparato tardi a non reagire di pancia agli insulti che mi venivano fatti. Ora che ci penso, questa potevo dirla io. Mi fa così incazzare che l'abbia detta tu. Ma respiro e rimango calmo. Ciao Simo. Allora, se potessi dare un consiglio al me stesso di qualche anno fa, sicuramente gli direi di mettersi sempre al primo posto. Poi sicuramente gli direi di non aver mai paura di fare qualcosa di diverso, di buttarsi. E ovviamente gli direi anche di fare sempre ciò che lo rende felice. In effetti gli direi un sacco di cose. Ciao! Ma Ale, mettersi al primo posto penso che sia illegale nelle gare sportive. Scherzi a parte, hai ragione. E per quanto riguarda le tantissime altre cose da dire... Ah, e quindi il mio amico Simo Riccio vuole sapere cosa direi io al mio ventenne. Per riassumere posso dire, non fidanzarti. No, dai, fate gli scherzi. Dio, più o meno. Allora, non aver vergogna di niente, perché io per colpa della vergogna che avevo 20 anni ho perso tanti di quei treni da far schifo. Non farti schiacciare da chi è più grande di te. Questa cosa qui è una cosa molto importante. Purtroppo spesso anche persone vicine pensano di darti dei consigli buoni quando in verità ti schiacciano e ti tengono fermo. Ok, questa è una cosa ricorrente che ho vissuto non solo io ma quasi tutti quelli che conosco che hanno una loro attività. Avere un'idea che entusiasma a mille, dirla ad amici e familiari e vedere la loro faccia che passa da sorridente a preoccupata. E a questo proposito... Se hai una passione e la spieghi ai tuoi amici e familiari e solamente il 10% di loro ti capisce e ti supporta, continua così, sei sulla strada giusta. Ciao Simo, a 20 anni avrei tanto voluto sapere che è molto meglio seguire le proprie passioni sin dall'inizio piuttosto che perdere tempo a farsi le seghe su quello che potrebbero pensare gli altri. Sarebbe stato molto utile saperlo prima, sì. Vero, io proporrei la maglietta. Non mi interessa quello che pensi. Troppo cattiva? Cosa vuoi fare da grande? Ciao Simo, ecco, se avessi saputo prima che questa domanda non ha senso, probabilmente mi sarei risparmiato non poche ansie nel capire quale fosse la unica mia carriera lavorativa. Sì, perché diciamo che siamo cresciuti in un contesto in cui diventare massimi esperti in qualcosa fosse l'unica alternativa possibile. Sì, sto parlando velocemente per risparmiare tempo. Comunque, il concetto è questo. Prima bisognava per forza diventare degli architetti, dei commercialisti, dei dottori per essere qualcuno. Ma poi ci sono persone come me che magari non diventeranno mai massime esperte in qualcosa, ma allo stesso tempo hanno una visione generale di tante materie diverse e quindi possono diventare degli imprenditori, dei creativi, degli inventori. Ecco, insomma, se avessi saputo che si può anche avere una via diversa da quella che ci impone la società, probabilmente avrei seguito prima questa strada. Ciao! Vero, e visto che sono tornato indietro nel tempo, ora c'è un universo parallelo in cui so tutte queste cose. E chissà dove mi trovo adesso. Ma in questa realtà voglio fare tesoro delle mie esperienze e anche dei miei sbagli. Ascoltare i consigli, ma solo da parte di chi sa di quello che sta parlando. E poi evitare di ripetere gli stessi errori. Alla fine, la follia è ripetere sempre lo stesso comportamento, ma aspettarsi risultati diversi.